Oggi ricordare per noi vuol dire esclusivamente pretendere quella verità che riteniamo essere stata allontanata, se non evitata, da 25 anni di grossissimi buchi neri e di grossissime lacune riscontrabili sia in campo investigativo che in campo processuale. A mio padre stava a cuore il legame tra la mafia e gli appalti, tra la mafia e il potere economico. Forse i collaboratori dovrebbero emergere da altri ambiti. Dalle istituzioni. Da altri ambiti. Noi ci chiediamo del perché in fase di indagine PM e investigatori non hanno mai ritenuto di assumere come testimone l'allora procuratore capo Pietro Giammanco, il diretto superiore di mio padre, è stato colui il quale ha omesso di informare mio padre circa l'arrivo del tritolo. A una richiesta di chiarimenti di mio padre sconvolto, il dottore Giammanco rispose semplicemente che aveva provveduto a mandare le carte alla procura di Caltanissetta. Altra cosa abbastanza singolare è la non volontà da parte del procuratore Giammanco di delegare a mio padre le indagini su Palermo. Lui era tornato da Marsala per questo. La mattina del 19 luglio alle ore 7 mio padre riceve una telefonata in cui Giammanco stesso lo informava della volontà di delegare queste indagini dopo che erano state negate per mesi. Ci chiediamo il perché di questa telefonata alle 7 del mattino da una persona che non era né suo fratello né, diciamo, una persona con la quale c'era una confidenza e una serenità di rapporti tale da giustificare un simile orario. Ci chiediamo il perché sulla borsa di mio padre gli investigatori non hanno mai ritenuto nelle immediate ore successive alla strage di effettuare un esame del DNA, allorché mia sorella, già nel novembre del 92, comunica al signor La Barbera che dalla borsa era sparita l'agenda rossa, allorché La Barbera ce la viene a riconsegnare, borsa che sappiamo essere stata abbandonata per giorni in un divanetto della stanza del dottore La Barbera, pur costituendo il reperto di una strage. Se mia sorella comunica a novembre del 92 che dentro la borsa c'è l'agenda rossa, è ovvio che sulla borsa vanno fatte tutte quelle indagini necessarie per le quali l'FBI si era anche messa a disposizione e aveva anche dato prova delle proprie capacità investigative analizzando i mozziconi di sigaretta che erano stati trovati nel luogo di azionamento del telecomando della strage di Capace. Ma d'altronde già con estrema serenità il dottor La Barbera aveva comunicato con un'ANSA del 24 e del 25 luglio che la borsa non esisteva o, se era esistita, era andata distrutta con l'esplosione. La borsa no, ma l'agenda sicuramente sì. Perché era così importante l'agenda? Evidentemente perché c'erano delle annotazioni importanti, incontri, fatti che ovviamente a noi non era dato sapere, ma noi sapevamo che c'erano. Io ritengo che la ricerca della verità debba passare per due riflessioni. Uno è l'accertamento in sede giudiziaria di quello che è avvenuto non solo dopo, ma anche prima la morte di mio padre. Accertamento che noi riteniamo essere lungo, faticoso, difficile, ma dovuto, specialmente a distanza di così tanti anni. Prima, che vuol dire? Prima, perché ovviamente c'è tutta una parte, diciamo, oscura che chiamano trattativa,
che riguarda i 52 giorni, non solo, i 52 giorni intercorrenti fondamentali tra la morte di Falcone e quella di mio padre, ma anche tutto. Perché il suo padre venne a sapere della trattativa. Sì, tra l'altro mio padre non è mai stato sentito a Caltanissetta. Da quel Tinebra che poi, diciamo, ha fatto le indagini. L'avesse chiesto più volte. Vorrei fare due premesse. Una premessa riguarda il team di magistrati che si è occupato delle indagini e dei processi di Via D'Amelio. Parlo soprattutto dell'uno e del bis. Parlo del già defunto procuratore Tinebra, del dottore Petralia, della dottoressa Palma, che comincia nel luglio del 94, del dottore Di Matteo, che si introduce nel novembre del 94. Una riflessione a parte va fatta per quanto riguarda il dottore Saieva e la dottoressa Boccassini, che si occuperà principalmente della strage di Capaci. La Boccassini parteciperà a due interrogatori, uno del 24 giugno insieme al dottore Petralia e uno del settembre del 94. Capirà da subito che Scarantino dice cose inverosimili e riterrà di ammonire i colleghi Tinebra, Petralia e Palma circa la necessità di verbalizzare tutto, anche i respiri di Scarantino. Lei appunto va via firmando, cofirmando col dottore Saieva una lettera di fuoco nella quale intima i colleghi di attenersi in fase di interrogatorio al rispetto di quelle che sono le norme del codice di rito. È chiara una voglia di tutela rispetto comunque a colleghi che ritengono comunque Scarantino attendibile. Voglio fare un'altra premessa, che è quella relativa ai funzionari maggiormente coinvolti nel depistaggio, il già anche egli defunto dottore La Barbera, Mario Bo e Vincenzo Ricciardi. Il pentimento di Scarantino avviene il 24 giugno del 94. Chi gestisce in maniera preponderante questo pentimento sono la dottoressa Palma e il dottore Petralia. Come già accennavo, si introduce nel novembre del 94 il dottore Di Matteo. Vorrei chiedere, visto che siamo nella fase dei perché, come mai non è stato mai disposto un confronto tra il signor Scarantino, il signor Candura e il signor Andriotta. Dai loro interrogatori si evince un progressivo aggiustamento delle loro dichiarazioni. Questa circostanza è stata fatta notare nei borsellino 1 e bis dalle difese degli imputati, perché era chiaro che questi pentiti si rincorrevano l'un l'altro perché le loro dichiarazioni dovevano convergere in un'unica versione. Ci chiediamo il perché non esistono i verbali di sopralluogo fatto da Scarantino presso il garage Orofino il 28 e il 30 giugno del 94. Di questi verbali non c'è traccia. È stato risposto con molta naturalezza nel processo Quater dalla dottoressa Palma e dal dottore Petralia, che semplicemente non ne hanno fatto richiesta. Ci chiediamo anche il perché nessun magistrato ha ritenuto necessario presenziare a quel sopralluogo. Tra le tante domande si aggiunge anche quella relativamente all'affidamento di Scarantino, in qualità ovviamente di collaboratore di giustizia, al gruppo Falcone Borsellino, anziché, come naturale per legge, al servizio centrale di protezione. Rispetto a questo non vi è alcuna richiesta da parte
dei magistrati né un provvedimento autorizzativo da parte della magistratura competente. Non parliamo poi dei colloqui investigativi, ne furono autorizzati ben 10 dopo il pentimento di Scarantino, svilendo anche quella che è la ratio dell'istituto, perché il colloquio investigativo, come sappiamo, lo dico per non addetti ai lavori, viene fatto prima che una persona inizi a collaborare, per convincere questa persona a collaborare. Una volta saltato il fosso, diciamo che il pentito, cioè il collaboratore, viene sentito con tutte le garanzie previste dalla legge. Ecco, dopo il pentimento di Scarantino ne furono autorizzati ben 10. Confronto importante, perché Scarantino viene letteralmente umiliato da Cancemi, quindi se ne comincia già ovviamente a delineare la personalità. Il confronto porta la data del 13 gennaio del 95, quindi siamo in pieno svolgimento del Borsellino 1. Scarantino deve essere ancora sentito in dibattimento, luogo dove si forma la prova, dibattimento che avviene il 24 maggio del 95. Il confronto però non viene depositato, quindi noi ci chiediamo il perché questo confronto non viene messo a disposizione delle difese degli imputati e del giudice terzo. Questa perché tutti e tre i pentiti DOC dicono questo Scarantino non c'entra nulla. Assolutamente. Chi lo conosce? Quindi il deposito di questo confronto sarebbe stato fondamentale. Il deposito avvenuto soltanto nella primavera del 97 a seguito di una durissima battaglia processuale con le difese degli imputati. Il 25 luglio del 95 Scarantino, trovandosi in una località protetta a San Bartolomeo a Mare, in provincia di Imperia, chiama dalla sua postazione, probabilmente dal telefono di casa, il giornalista Mangano di Italia 1 e ritratta tutte le sue dichiarazioni auto ed etero accusatorie. L'intervista andrà in onda lo stesso giorno alle ore 18:30, ma la cassetta dell'intervista viene immediatamente sequestrata dal dottore La Barbera e dai suoi uomini, ma di questo sequestro non vi è alcun provvedimento autorizzativo. Semplicemente i giudici nel Borsellino Quater non ricordano di aver autorizzato un tale sequestro. Sempre lo stesso giorno del 26 luglio il Scarantino rende un interrogatorio davanti al PM Petralia in cui ritratta quanto detto nell'intervista. Il 25 luglio, cioè un giorno prima, i contenuti dei verbali dell'interrogatorio vengono diffusi dalla dottoressa Palma e dal dottore Petralia in dei comunicati ANSA. Ci chiediamo noi com'è possibile che il giorno prima della ritrattazione si sapesse questa cosa. In effetti Scarantino il 25 chiama la madre e riferisce altresì a un funzionario di Imperia il fatto che lui aveva preso la decisione. Nel Borsellino Quater sono anche emerse delle modalità molto discutibili di conduzione dell'interrogatorio, nel senso che Scarantino entrava e usciva dalla stanza per lunghi periodi facendo lunghe pause, però di questo non c'è traccia nella verbalizzazione. Perché Scarantino si autoaccusa? Non lo so. Ora la risposta forse te la do citando un altro episodio molto importante, che è la ritrattazione di Como nel settembre del 98. Scarantino in quell'occasione supera se stesso davanti alla corte d'assise, colpevolizza magistrati e poliziotti di averlo indottrinato. E non solo fa questo, ma anche consegna dei verbali
che dichiara essergli stati consegnati prima dell'udienza del Borsellino 1 verbali pieni di annotazioni da parte di poliziotti, i quali si giustificheranno dicendo che le annotazioni dovevano aiutare Scarantino a ripassare, visto appunto l'infimo spessore culturale dello stesso. Ovviamente i giudici, sino alla Cassazione, hanno ritenuto plausibili tali giustificazioni. Ricordo che per queste sue accuse Scarantino si è anche beccato una condanna a 8 anni per calunnia. Perché hanno indotto a mentire un pentito? L'ansia del risultato per noi famiglia, non può essere una giustificazione. È ovvio che alla luce del pentimento di Spatuzza questo quadro assume un carattere veramente inquietante. C'è una parte che io voglio ricordare, una riflessione che voglio ricordare perché è stata sempre una riflessione tanto cara a mio padre, che riguarda quel rigore morale che esula dall'accertabilità a livello giudiziario di certe condotte anomale. Quel rigore morale che credo ciascun uomo debba avere nella conduzione del proprio lavoro, ma a maggior ragione chi ricopre cariche istituzionali, cariche di alta responsabilità. Di questo rigore morale io credo che si debba rendere conto sempre e comunque, non soltanto a noi familiari delle vittime così chiamati, ma ai giovani, i giovani che devono infondere quella fiducia nei confronti dello Stato e direi anche a quella parte buona del paese che ripudia la mafia, non solo la mafia ma quella commistione tra mafia, politici e uomini delle istituzioni che sappiamo essere stata sempre la forza trainante dell'organizzazione mafiosa. Senta Fiammetta, quelle menti raffinatissime che hanno il volto delle istituzioni, con Capaci, Via D'Amelio e con le stragi del 93? È ovvio che tutto è condotto da un unico filo comune denominatore. Sarebbe ora appunto parlare veramente di questo e non più ricordare con retorica uomini che sappiamo veramente chi sono stati, perché ce l'hanno dimostrato con la loro dedizione, ce l'hanno dimostrato con il loro sacrificio. La memoria, perché è così importante? La memoria è ricordare ogni giorno della propria vita che ci sono stati uomini con la U maiuscola, uomini che hanno dato la vita per il loro paese, senza paura, consapevoli di non avere quell'appoggio necessario da parte delle istituzioni, uomini che nonostante tutto, sino alla fine, hanno avuto un rispetto enorme delle istituzioni, quello rispetto che oggi nutriamo anche noi.